sulle mani, ecco. Sulle mani. Tutti. Non vale mani. Se non le alzate. Tutti, Giada. Sulle mani. Sulle mani. Bentornati, buonasera Luiz Belmiro. Buonasera Anna. E poi Marco Consoli. Buonasera a tutti quanti. I nostri ospiti, Ileana Sontacchi. Buonasera a tutti. E la giovanissima Giada, ciao. Buonasera. Hola. Puntata numero così... Numero 21. 21 puntate 21. Di Vartalo. Wow. Incredibile, siamo arrivati al numero 21. Ricordiamo subito i nostri contatti, Luiz, perché... Anche oggi si vince la compilation. Esattamente, potete interagire con Vartalent on Radio tramite la nostra pagina su Facebook oppure chiamandoci allo 0461 92 22 22. Potete anche inviare gli sms al 348 5140 444 ed adesso partono le telefonate, gli sms, potete chiamare e noi vi regaleremo la compilation dell'anno che ho qui in mano. Sentite il rumorino della compilation? Può essere vostra, compilation Vartalent 12. Puntata bellissima oggi, Anna, una puntata davvero piena di novità. A dir la verità non sono tante novità, perché si sa già dall'inizio anno che Vartalent sarà all'interno della manifestazione più importante del Trentino, sì. Ovvero le feste vigiliane 2013. Ed è qua con noi Ileana Sontacchi, benvenuta Ileana. Grazie, buonasera a tutti. Ecco, allora parliamo di quello che sarà la 30ª edizione delle feste vigiliane 2013. Come si apre questa manifestazione, la manifestazione di quest'anno? Noi iniziamo sabato 15 giugno con la tradizionale apertura sul Dos Trento con la cena benedettina. Proseguiamo poi con l'apertura ufficiale e la cerimonia in Piazza Duomo giovedì 20 giugno, si parte già dalle tardo pomeriggio per proseguire poi con tutte le iniziative dalle 20 fino alle 23 circa in centro storico. Allora io voglio esserci alla cena benedettina, cosa devo fare? I biglietti sono disponibili, saranno in vendita presso il Torrione di Piazza Fiera a partire da sabato 8 giugno fino ad esaurimento, quindi in genere sono 2-3 giorni, non di più. Li vendono con orario 10-20. Per cui Chi volesse partecipare alla cena benedettina a partire dall'8 giugno iniziate corrette perché i biglietti volano. È un'esperienza suggestiva, meravigliosa e assolutamente da non perdere. Quindi Console ha partecipato, certo. Consiglia a tutti. Assolutamente sì. Benissimo, benissimo. Ci saremo quest'anno? Certo che ci Console saremo. Console mi invita a cena benedettina? Sì, certo, bene, certo ci saremo. Anna, possiamo stendere l'invito anche a te, mi sa? Vieni con noi? Ci sto pensando, sto organizzando la mia agenda. Ok, perfetto, benissimo. Bene. Invece, appunto, parliamo delle conferme per le feste vigiliane 2013. Cosa ci sarà quest'anno? Beh, le conferme in realtà rispetto al programma dell'anno scorso sono molte, nel senso che negli ultimi anni abbiamo trovato una formula che ha sempre funzionato e quindi abbiamo mantenuto la divisione del programma per piazze, quindi in Piazza Fiera ci sono le tribune, ci sono tutti gli spettacoli tradizionali, tutte le sere il borgo di San Vigilio sarà animato da diverse iniziative espositive. E allo spazio ai giovani è sempre previsto presso il Giardino Santa Chiara. Abbiamo potenziato ulteriormente quello che è l'animazione per i bambini al Giardino Vescovile, per cui diciamo che abbiamo ripetuto un programma molto esteso e diffuso e disponibile diciamo per tutta la famiglia. Certo, quindi squadra vincente non si cambia, giusto? Così si dice in italiano, perché il detto mi viene in portoghese. Sì, bene, sì, così. Bene. E noi siamo orgogliosi che Vartalent è stato riconfermato appunto il sabato 22 pomeriggio, siamo nella fascia pomeridiana dalle 17 quest'anno alle 20:40 e per noi è veramente un grandissimo orgoglio e credo che l'anno scorso è andato benissimo, è stato un bellissimo pomeriggio e quest'anno ci risiamo. Tra l'altro in questi giorni stiamo ricevendo le mail di conferma anche con le scelte delle canzoni dei ragazzi. Certo. Sono agguerritissimi e appunto l'8 giugno saranno tutti i nostri ragazzi al Provini Studio Discografico di Alex Carlin. Certo. E i migliori passeranno alle feste vigiliane 2013, per cui potete aspettarvi uno spettacolo da urlo. Certo, ricordo appunto che quest'anno alle feste vigiliane ci saranno proprio tutti, anche i ragazzi che sono arrivati in finale l'anno scorso e che invece l'anno precedente non avevano partecipato perché arrivavano di diritto in finale, quest'anno invece devono fare il passaggio alle feste vigiliane, quindi il livello qualitativo è ancora aumentato e sarà uno spettacolo meraviglioso. Ma Ileana, raccontami un attimo,
C'è qualche candidato alla tonka quest'anno? Si sa già qualcosa? No, assolutamente, è tutto top secret. Mario Kagol non ci fa sapere nulla. Ma allora facciamo una cosa a questo punto. Sì, che dai. Dici se lanciamo una sorta di sondaggio? Toto tonka. Toto tonka, sì. Toto tonka. Allora, Anna, hai qualche idea? No, devo ancora pensarci, sinceramente. Allora, facciamo così, iniziamo coinvolgiamo a pensare. Il pubblico, dai. Coinvolgiamo il pubblico, anche perché appunto le feste vigiliane sono attivissime su internet. Potete trovare il sito delle feste vigiliane, quindi www.festevigiliane.it e anche la pagina fan Facebook, esatto? Sì, abbiamo due pagine Facebook perché appunto abbiamo moltissimi amici, moltissimi utenti che chiedono l'amicizia, quindi abbiamo attivato una seconda pagina dall'anno scorso. E quindi sono Feste Vigiliane Trento e Feste Vigiliane Trento 2. Allora, chiedete l'amicizia Feste Vigiliane Trento 1 e 2 e iniziate a scrivere. Vogliamo sapere chi volete alla tonca. Lanciamo questo anche sondaggio. Con l'SMS della radio? Allora, perfetto. Facciamo così. Iniziate a scrivere anche a noi. Ecco. Allora, al 348-5140-444 e appunto leggeremo appunto i vostri candidati per la tonca delle Feste Vigiliane 2013. Facciamo quindi un primo sondaggio. Ma così. Sì, dai. Esatto. La facciamo in diretta. Chissà che non venga fuori il nome reale. Anche perché del ricordiamo che Radio Dolomiti sarà in diretta nel corso delle feste vigiliane, per l'intera durata delle feste vigiliane. È vero, pomeriggi, è vero. Prossimamente ulteriori dettagli delle nostre dirette. È vero, è vero. Abbiamo sentito anche Mario e Michele che erano adesso al Festival dell'Economia, appunto nella piazza Cesare Battisti, piazza che ospiterà Vartalent il 22 giugno, quindi il provino fantastico con tutti i nostri ragazzi. Sarà un pomeriggio davvero bello. Consoli, dimmi cosa stai provando in questo momento. Diciamo che le preselezioni sono chiuse. Sì, siamo... Quindi i giochi, diciamo, i primi giochi sono fatti. Sì, abbiamo chiuso appunto la fase di preselezioni, adesso parte col provino, quindi la gara, adesso si entra proprio nel vivo e veramente abbiamo tutte le conferme, arrivano ragazzi anche da fuori regione, quindi è una cosa meravigliosa. Quest'anno poi gli altoatesini sono arrivati in massa e sono agguerritissimi, quindi ci sarà anche questo scontro in regione fra i trentini, gli altoatesini, i fuori regione, quindi sarà una gara meravigliosa. E a proposito di fuori regione, io invito anche tutti quelli che ci ascoltassero appunto da fuori regione a venire alle feste vigiliane, perché è un evento meraviglioso, sono delle giornate splendide, c'è un fine settimana anche, quindi voglio dire venite da fuori regione perché merita venire alle feste vigiliane. Quindi Leana, facciamo un riepilogo di tutto. Il primo appuntamento, cena benedettina, il 15 giugno, dopodiché tutta la programmazione inizia dal 20 fino al 26 giugno. Sì, esatto. Abbiamo chiaramente la Magica Notte, sicuramente evento da ricordare, all'interno della quale è inserito Vartalent, e quindi sabato 22 giugno con spettacoli e animazioni fino alle 4 del mattino. Tutto il centro storico sarà animato da tantissime iniziative, concerti, spettacoli di ogni genere, quindi davvero non si può mancare. E vogliamo ricordare che il 30° appunto anniversario delle feste vigiliane, quindi sarà un'edizione specialissima. Ileana, ci sarà un momento in cui verrà ricordato appunto questo anniversario? Sì, certo. Già la cerimonia di apertura sarà un po' particolare rispetto alle scorse edizioni. Verrà presentata in anteprima la canzone delle feste vigiliane, che è stata scritta apposta appunto per questa occasione. E inoltre il 30° sarà ricordato e sarà celebrato la sera del 25 giugno con una serata ad hoc, un gala appunto dei 30 anni delle feste vigiliane, con un concerto della New Project Funk Orchestra e tutti i personaggi che nel corso degli anni hanno dato il via alla manifestazione e poi appunto proseguito con questo progetto. Quindi tutti pronti a festeggiare con le feste vigiliane il 30° anniversario di questa grandissima manifestazione. Quindi ci sarà anche l'occasione di ricordare ieri, quello che è stato l'altro ieri. Certo, assolutamente, sicuramente ci sarà un momento dove ricorderemo appunto anche con i personaggi che hanno iniziato le feste vigiliane, per cui tutti pronti a festeggiare. Sarà sicuramente una manifestazione bellissima come lo è tutti gli anni. Vartalent c'è anche quest'anno, i talenti in piazza Cesare Battisti il 22 giugno, per cui meglio di così non poteva andare proprio. No, meglio di così niente. Siamo al top. Assolutamente sì. Io direi di andare di Compilation Vartalent, sì, che tra l'altro te la regalo, questa è tua, Compilation. Grazie. Vartalent 12. E adesso noi ascoltiamo Adele Pardi e Emanuela Ravagni, Regalami Un'ora. Non ricordo le parole, ricordo che era nata una stagione semplice.
il nostro gioco folle senza regole, rivelato da uno sguardo complice. Regalami un'ora per camminare indisturbata fra i pensieri tuoi, un'ultima ora senza parlare di noi. Silenziosamente la mia identità, respirami ora come se fossi libera. Non conosco la ragione del silenzio che ha bruciato il nostro amore fragile. Capisco che è finita la stagione complice, ma non riesco più a cantare senza te. Regalami un'ora per camminare indisturbata fra i pensieri tuoi. Tutto bene? Sempre bene. Tutto bene. Non ho sentito. Consoli, tutto bene? Tutto benissimo. Tutto bene. Giuliana, tutto bene? Tutto bene. E Giada? Tutto benissimo. Tutto bene. Simpatizzanti. Tutto bene? Non l'ho sentito. Sì. La mamma sta urlando. Tutto bene dall'altra. Oh. Vero mamma? Yeah. Allora, adesso Luis, passiamo da Iliana e le feste vigiliane a Giada Margoni. Sei pronta, Giada? Sì. Prontissima? Allora faccio l'introduzione. Si chiama Giada Margoni ed è la vincitrice della 16ª serata di preselezione VAR Talent 13. Nata a Trento sotto il segno del Capricorno l'8 gennaio 1993. Ti definisci molto estroversa, socievole, naturale, permalosa e particolare. Particolare perché? E naturale. Questo naturale è una caratteristica che non ho capito, non ho compreso. Adesso ci spiegherà. Allora, particolare perché comunque diciamo che anche io ho i miei momenti di luna, i miei alti e bassi, quindi
Dipende dai giorni come bisogna prendermi. Ok. Mi ha spiegato anche Andrea Porceddu chi hai le tue lune, è vero? Sì, beh, anche lui ci mette del suo, comunque. Tra l'altro salutiamo Andrea Porceddu. Sì, sì. È naturale? Che mordì naturale? Naturale quando canto, quando canto mi sento naturale. Quindi ti senti nel tuo elemento quando canti. Tra l'altro una cosa pazzesca che ho trovato in Giada, in una delle risposte appunto della sua intervista, tutti i cantanti hanno, nella domanda c'è una canzone che ti ha segnato la vita, hanno scritto una canzone a cui piace cantare. Lei invece ha scritto una canzone strumentale che non ha il canto. Perché? Perché è una canzone che rappresenta un momento, un legame che ho avuto con una persona, e è stata la prima canzone appunto che abbiamo ascoltato insieme, allora è importante per me. Riesci a fare un pezzettino con la bocca? No? È difficile, eh? Sì. Allora a questo punto, niente canzone strumentale, però vogliamo sentire la tua voce, ok? Ok. Allora che ci canti? Greatest Love of All di Whitney Houston. Ecco a voi Giada Margoni. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fall, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. E l'applauso! Brava, bravissima. Grazie. Bravissima Giada, bravissima. Eccole, pubblico che applaude, grazie. Tutto fuori pagato. Nel parcheggio, tutto fuori. Dopo dovrai anche firmare gli autografi, perché certo. Sono tutti lì che ti aspettano. Cosa ti ha spinto a scriverti Avar Talent 13? Appunto l'esperienza che ho avuto con Avar Talent 12. E qual è la cosa che ti ha segnato di più? Avar Talent 12? Mm-hmm. Beh, i concerti che abbiamo fatto insieme. I concerti, gli aperitivi che abbiamo fatto insieme a dicembre. Allora spieghiamo cosa vuol dire aperitivo. Ti ricordi il concerto? Appunto, sì. Sembra che portiamo già ad avere un aperitivo. No, non è così. Abbiamo accompagnato degli aperitivi, diciamo, al bar Melody, e abbiamo fatto una serata Kless al Pala. Sì. Al Palacles. Al Palacles. Che è stata meravigliosa. Fantastica. È stata una bellissima sì, serata. Sì. Con i calciatori che salutiamo, che sono tuttora attivissimi su Facebook e cliccano mi piace in tutte le foto delle ragazze di Avar Talent. Battisti che ha cantato con voi, vero? Ah, emozionantissima la cosa. Siamo state onorate, sei io che la princi. Salutiamo Michela che ci ascolta sempre. Bravissima, è stato divertentissimo. Sì, ecco, sì. Luisa, ricordiamo che questa è stata una settimana anche per tutti gli altri ragazzi di Avar Talent incredibile, perché sono state appunto i provini di X Factor. Tra l'altro loro sono tutti online e mi stanno chiedendo, ma non è che parlate di noi, non parlate di noi? Sì, sì, parliamo di voi adesso. Circa parliamo una ventina di Avar Talentiani. Una ventina. So che anche Marco Consoli. Marco Consoli aveva il numero 46009. Sì, pensate, ha cantato. Ma era un numero valido oppure fuori corso? Allora, io non voglio dire la verità, perché magari c'è qualcuno di X Factor che ci ascolta, ma lui è entrato in coda proprio tra i cantanti e ha fregato un numero valido. Si è messo lì in coda dietro me. Non ci posso credere. Ha fregato sto numero valido e voleva entrare a cantare. E ho passato anche il provino. L'unico. Con quel mazzolino di fiori, immagino. Esatto, bravissima. L'unico Anna. Ad aver superato il provino. È tutto merito tuo, Anna. Sì. Ma vogliamo capire, fiori? Come mai hai passato il provino di X Factor? Era la cravatta? Ah, sì, anche la cravatta. Ecco, comunque non parliamo di me, parliamo dei ragazzi, dai. Tutti sono stati, ecco, tantissimi ai provini di X Factor, quindi sapremo entro fine giugno, credo, chi è che è riuscito a passare, ecco, e speriamo, incrociamo le dita che qualcuno appunto sia riuscito a passare le fasi successive. Poi ricordiamo che abbiamo in finalissima Sam Vincent, Isabel Tamiazzo e Chiara Veronese, poi a Castrocaro in semifinale naturalmente Sara Prestia, e c'è anche Andrea Porceddu che sta facendo tutta l'iter per, quindi i ragazzi veramente sono al top. È vero, sono davvero al top, e salutiamo un po' di ragazzi perché sono tutti online, stanno dicendo saluta Simone Paonessa, Nicoletta Nuca, Serena Beber, Michela D'Agostino, Andrea Faccenda, Fabio Tomasi, Chiara Verone, tutte online. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Allora Giada, voglio a tradimento un'altra canzone, sei pronta?
Vedi, quando si fanno le cose a tradimento fa sempre un po' di... Ecco, mentre Giada si prepara, ricordiamo che abbiamo raggiunto 100.000 visualizzazioni. Un traguardo meraviglioso. Wow, vogliamo lo champagnino. Qua il consoli oggi si è dimenticato di portarcelo, però la sicuramente stapperemo lo champagne. Sì, sì. 100.000 visualizzazioni su YouTube. Più di 20 paesi seguono Vartalent, è pazzesco. Soprattutto i video delle puntate radio vengono seguiti dall'Italia, soprattutto con il 95% delle visualizzazioni, ma arriviamo in Brasile, in Australia, Inghilterra, Germania, Francia, per cui siamo davvero davvero felici, perché lo facciamo per i ragazzi, lo facciamo per voi, e il vostro talento sta raggiungendo il mondo. Giada, sai già cosa canti? Sì. E cosa ci canti? Meraviglioso amore mio. Allora ascoltiamo di nuovo Giada Margoni. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro il nostro nome. Meraviglioso amore mio, bisogna averne cura, stringiti forte su di me, così non ho paura mai, così non ho paura mai. E gli applausi. Bravissima, per Giada. Giada Margoni. Giada, grazie. L'anno scorso era sul palco delle Vigiliane, Giada. È vero, ti ricordi cosa hai cantato? Sì. British Love for. Ah, ecco, vedi. E quest'anno bisogna arrivare più in alto. Giada. Certo, ce la metterò tutta. Hai già scelto le canzoni? Sì. E ce le hai già inviate? No. Ecco, vedi. Ricordiamo anche il termine per l'invio, Giada. Entro le ore 24 di oggi. Oggi, per cui arrivi a casa e ci invii queste basi. Ma mi raccomando. Lo daremo qualche giorno in più, dai. Credo sicuramente, ecco, fino a domenica, dai, i ragazzi hanno tempo per inviare le basi, però mi raccomando. Entro domenica e date la conferma e inviate il tutto. Anche perché quest'anno Console è stato molto cattivo, tra virgolette. No, ha voluto cattivo. Tutti i pezzi subito. Per cui bisogna assolutamente, ecco, mandarceli. Sì, dietro a queste che sembrano cattiverie invece c'è sicuramente... C'è una mole di lavoro, credo, impressionante. Ma non solo quello, Anna, è proprio quello di far concentrare i ragazzi, di pensare veramente a cosa portare nelle varie fasi, quindi... Che non sia troppo improvvisato. No, che assolutamente, ecco, che non sia improvvisato, proprio questo, Anna. Tu hai toccato il punto, deve essere una scelta ponderata, precisa... E consapevole, quindi questo è uno sforzo che i ragazzi devono fare. Certo, che perché può essere determinante. Certo, è determinante. Anna, portare il brano giusto nella fase giusta è determinante. Anche perché una cosa che ha detto Marco Consoli prima, che non è importante il brano di per sé, no, ma è importante un brano che valorizzi la propria voce, per cui è quello che vogliamo che i ragazzi raggiungano, la consapevolezza della propria voce, e appunto scegliere un brano adatto all'occasione e soprattutto a far risaltare tutti i colori della propria voce. Esattamente, ecco questo, quindi non concentrarsi o fissarsi su un brano, ma cercare dei brani che possono valorizzare appunto la propria voce, quindi questo per noi è importante, e quindi mi raccomando, ecco, scegliete bene i brani giusti. Benissimo. Giada ha scelto delle canzoni molto importanti ed impegnative. Sì. Allora, però di sicuro ci sarà una canzone molto leggera, come dire, quella che si canticchia nei momenti, no? Hai una canzone leggera che canticchi magari in bagno o mentre stai andando a scuola? No, sei sempre super impegnata con i tuoi testi e le tue canzoni? No, ultimamente sono fissata appunto sul Meraviglioso amore mio. Ah, quindi diciamo che questa che cantichi in giro. Perché? Perché ha seguito il consiglio di Marco Cosa. Di Marco Cosa. Certamente. Non perde tempo a canticchiare canzonette. Soprattutto sotto il 2000. Soprattutto sotto. Sì, adesso questa cosa del 2000 veramente ha traumatizzato tutti. Ha messo tutti in crisi. Sì, ha messo tutti in crisi, perché io appunto voglio un concorso fresco, che sia sempre attuale, sempre giovane, nuovo, e quindi ho imposto il limite del 2000, anche se valuteremo se accettare canzoni antecedenti il 2000, però proprio per questo, proprio perché il concorso deve essere fresco. E quali sono gli artisti, diciamo, più amati? Allora, dal 2000? In assoluto, credo Mia Martini, credo per le donne sia... No, dal 2000 in poi. Ah, dal 2000 in poi? Per cui... Io pensavo in assoluto dei ragazzi. Per cui ti dico, Anna, una cosa, che ho letto le mail e devo dire che va
alla grandissima quest'anno Alexandra Burke, e non dico altro, non dico il pezzo. Negramaro va fortissimo, per cui diciamo che i ragazzi si stanno impegnando anche nella scelta dei pezzi. I Muse vanno molto forti quest'anno. E magari nelle prossime puntate, ecco, daremo delle anticipazioni proprio sui brani che i ragazzi interpreteranno, magari appunto proprio alle feste vigiliane, quando sapremo i 40 ragazzi che accedono alle fasi appunto delle feste vigiliane, quindi diremo, anticiperemo un po' i brani che il pubblico potrà ascoltare. Quello che possiamo garantire è che sarà uno spettacolo da urlo, per cui quello che vogliamo che voi fissiate nella vostra agenda sono le prossime fasi di Vartalent. 8 giugno provino in studio discografico, ma non sarà presente il pubblico, solo la giuria, quindi ragazzi mi raccomando preparatevi. Invece per il pubblico 22 giugno alle feste vigiliane e il 26 luglio all'Auditorium Santa Chiara. Volevo ricordare una cosa, ecco, di novità quest'anno alle feste vigiliane: sarà allestito un set fotografico, quindi i ragazzi saranno veramente dei grandissimi protagonisti, quindi ci sarà un tappeto rosso, sarà come, ecco, al Festival del Cinema, con set fotografico, fotografie, e quindi sarà una giornata meravigliosa, ecco. Quindi appuntamenti fissati, tutto il nostro pubblico sa già e io saluto perché siamo arrivati alla fine. No, io voglio puntata. Sapere di che colore sarà la cravatta di Ma questa cravatta, guarda, secondo me se la fa arrivare da qualche parte del secondo mondo. Sì. Cioè, sta studiando il colore della cravatta per le feste vigiliane. Avrà a che fare con l'anno delle feste vigiliane, quindi potrebbe essere gialla e blu. Gialla e blu. Ecco. Secondo me ci sarà un cambio delle cravatte nel corso della manifestazione. Sei un mito. Ah, quindi dici che all'interno della serata ogni ora una cravatta diversa? Sì, c'è la cravatta della presentazione, poi quella dell'intrattenimento e poi quella dei saluti e poi quella della festa, no? Certo, poi anche magari quella del momento in cui deve giudicare i ragazzi, per cui sarà quella più seria con un tono. E alla fine il papillon, no? Potrebbe darsi per la finalissima. Per la finalissima. L'anno scorso me l'ha fatto mettere il papillon. Andate a vedere le feste. A me. Cioè, sì. Mi ci vedi col papillon? No. Quest'anno ci mette il console, il papillon. A parte che non stavo male, eh? Sembrava un bel. Vabbè. Arrivati alla fine di questa puntata fantastica, che dire? Grazie a Ileana Sontachi che è stata con noi. Grazie a voi per l'invito. Giada Margoni, grazie. Grazie a voi. Grazie a Luis. Ma grazie a te, Anna. Marco Consoli, grazie. Buonasera, grazie a tutti. Grazie ai nostri buonasera. Ospiti. Chiudiamo con una canzone del Vartalent. Chiudiamo con la canzone Fever di Nadia Gandin e Jessica Steinfeld. Radio dei grandi ascoltatori.